Non solo il congelamento dell'aumento dei pedaggi su A24 ed A25, dopo l'incontro dei sindaci abruzzesi e laziali a Roma dal ministro Giovannini, anche un'altra notizia importante che viene riferita dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiglio, di ritorno da un vertice a Roma. Sono stato al Ministero a fare una serie di interlocuzioni con gli uffici competenti. Ho sentito anche il commissario Maurizio Gentile, che ha in mano la gestione dei fondi per la sicurezza sismica, che fino a ieri, anche nel confronto con i sindaci, erano stati quantificati in 3 miliardi, cioè i vecchi 2 miliardi rimasti fermi ormai da anni, più uno inserito nel fondo complementare del PNRR. E a questi 3 miliardi ne è stato aggiunto un altro. Il commissario Gentile mi ha confermato che c'è questa assicurazione e questa garanzia da parte del Ministero, quindi ora siamo a 4 miliardi a disposizione del commissario Gentile per iniziare a fare i lavori di messa in sicurezza dell'intera autostrada, viadotti, gallerie, anche rettifiche di tracciato dove questo si rende necessario per mettere a norma l'autostrada e trasformarla da una vecchia autostrada cadente in una nuova e moderna arteria che collega velocemente la costa adriatica con quella tirrenica. E sul rincaro dei pedaggi di A24 e A25 congelato nel 2022? Sì, ma non è la soluzione del problema. Noi siamo stanchi che da 10 anni a questa parte, ogni anno in prossimità del Natale, bisogna andare sotto i caselli a protestare, o i sindaci devono andare a Roma in pellegrinaggio. Questa volta devo ringraziare il ministro Giovannini, che a differenza dei ministri che l'hanno preceduto, da Del Rio, Toninelli, De Micheli, che non hanno mai voluto interloquire con i nostri sindaci, sono stati invece ricevuti. Era quello che le avevo chiesto, segnalandogli anche questa opportunità di farlo e di avere un confronto diretto. È naturale che per noi è un sospiro di sollievo sapere che il pedaggio non aumenterà, ma questo non risolve i problemi della gestione dell'autostrada, anzi accumula un altro anno, diciamo, di mancati introiti sui quali si alimenterà il contenzioso tra il concessionario e il Ministero. È tempo che il tavolo tecnico, che pure è stato annunciato, si riunisca davvero e risolva davvero il problema.